Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei provare con voi i miei nuovi pastelli acquerellabili. Sono dei pastelli acquerellabili economici, non sono quelli classici che si trovano nei negozi delle belle arti, per capirci, non sono quelli super famosi né quelli super costosi, sono dei semplici pastelli acquerellabili che ho acquistato appunto alla SME, che è un negozio che si trova soltanto in Friuli e Veneto. Se vi piace questo tipo di pastello, purtroppo non so dove potete acquistarli in un negozio fisico, però se volete potete segnalarlo voi sotto nei commenti, ma di sicuro si possono trovare online. Allora, i pastelli in questione sono questi. È un set da 36 pastelli, tutti di colori diversi. Il brand, io credo che sia questo, però in realtà non lo so. E all'interno del set c'è anche una gomma, una matita, un pennello e un temperino, oltre che la custodia di legno con il suo coperchio, insomma, che è molto molto utile. Dunque, come prezzi, non so se ve l'ho già detto, li ho pagati 16,90 euro. E li ho acquistati in questo negozio che comunque in linea generale vende prodotti, che è un negozio italiano appunto che vende prodotti di buona qualità. Vorrei fare un'altra precisazione, non è un video in collaborazione, ma penso che ormai l'abbiate capito. E seconda cosa, non ho mai utilizzato dei pastelli acquerellabili in vita mia, né questi che sono economici, né quelli insomma più costosi, quelli di ottima qualità. Quindi non posso fare un paragone con un altro tipo di pastello acquerellabile perché appunto è la mia prima volta. Quello che vorrei fare con voi è appunto provarli in modo uno da capire come si usano, due da vedere se posso utilizzare per utilizzarli per la mia nuova agenda, perché li ho acquistati appunto per realizzare le pagine della mia agenda. Quindi insomma speriamo che l'esperimento funzioni. Ci tengo a precisare che so che gli acquerelli di solito si utilizzano con un foglio particolare, appunto con i fogli per gli acquerelli, che sono una sorta di cartoncino. E invece io andrò a utilizzare della semplice carta, dei semplici fogli normali, che sono gli stessi che utilizzo per la stampante. Quindi, insomma, speriamo che l'esperimento funzioni. Ho fatto questa scelta per un motivo ben preciso. E cioè che comunque la mia agenda non è realizzata in cartoncino, ma sono dei semplici fogli di un'agenda e quindi insomma voglio vedere come si comportano per vedere appunto se poi l'utilizzo nell'agenda è fattibile o meno. E niente, andiamo a provare. Se vi piace questa tipologia di video dove andiamo a provare le varie cose insieme, che siano dai prodotti per il fai da te o anche gli oggetti per la casa o i prodotti di bellezza, insomma, fatemelo sapere così ne realizzo altri nel canale. Ricordatevi di lasciare un mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. In più, ricordatevi di cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Ma ora andiamo a provare questi pastelli insieme e vediamo come si comportano. Dunque, andiamo a realizzare questo disegno. Io utilizzerò dei toni molto chiari, su toni pastello appunto, e pensavo di utilizzare, non so, dei gialli, degli azzurri e dei rosa per fare semplicemente uno sfondo colorato e utilizzerò un tratteggio molto molto leggero perché non voglio che il risultato finale sia molto colorato, molto vivace, ma appunto molto leggero da realizzare un semplice sfondo. E allo stesso modo voglio realizzare anche un disegno molto semplice, non un disegno vero e proprio, ma appunto uno sfondo colorato. E quindi vado a realizzare queste sorte di strisce, di fasce colorate, cerco di dargli un po' di movimento e un po' di sfumatura utilizzando diverse tonalità dello stesso colore e sì, in questo modo vado a colorare tutto il foglio, tutto lo sfondo.
Dunque, ho appena finito di realizzare lo sfondo, ho passato appunto tutto, ho colorato tutto il foglio in modo molto leggero con questi pastelli di queste tonalità molto tenui. Adesso quello che vado a fare è la prova del 9 utilizzando appunto andando ad aggiungergli l'acqua e ho utilizzato questo pennello largo 1 cm a punta piatta, a base piatta, in modo appunto da passarlo sopra come se stessi dipingendo un muro, sperando insomma che il colore si sciolga e che crei una sorta di sfumatura. Ma direi che il risultato sta venendo bene, per il momento mi soddisfa. Ripasso nelle zone in cui secondo me non si è sciolto molto molto bene il colore. Direi che il risultato per il momento mi sta piacendo, mi preoccupa un pochino come si sta comportando invece il foglio di carta, che comunque l'avevo già preso in considerazione, cioè sapevo che sarebbe successo. Ad ogni modo adesso lo porto ad asciugare sopra la stufa in modo che fa più veloce e poi vi mostro il risultato finale. Ed ecco qua, questo alla fine è il risultato finale ed è esattamente quello che stavo cercando. L'ho messo ad asciugare proprio 1 minuto sopra la stufa e si è asciugato subito. Ovviamente mi sono dimenticata di mostrarvelo, ma il foglio aveva tutte le pieghe, ma sapevo che sarebbe successo le pieghe appunto perché ha assorbito l'acqua che gli ho versato, ma me lo immaginavo e l'avevo tenuto in considerazione, quindi non ho fatto altro che prendere la mia nuova agenda, che è questa, e l'ho tenuto all'interno delle pagine di questa agenda con altri libri sopra in questi pochi minuti che vi ho parlato all'inizio del video, e comunque ha già preso la forma stirata, si è già stirato il foglio, è già liscio, quindi sì, sono molto molto soddisfatta del risultato finale. Quello che volevo realizzare appunto era uno sfondo, per questo, come vi ripeto, ho utilizzato dei colori molto chiari e realizzato anche un disegno molto semplice perché la mia... Oddio, sta sedia che continua a cigolare, non la sopporto più. Perché cosa stavo dicendo? Ho realizzato questo disegno così semplice appunto perché mi serve come sfondo, non come vero e proprio disegno. Se volete posso realizzare anche dei disegni e vedere come si comportano con i disegni quando andrò a realizzare l'agenda. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Aspetto come sempre tutti i vostri commenti sotto al video che li leggo sempre tutti e rispondo sempre. Ditemi cosa pensate di questi pastelli. Io credo che siano molto buoni. Ripeto, non posso fare il confronto con dei pastelli di ottima qualità e con un prezzo più elevato perché è la mia primissima volta che utilizzo dei pastelli acquerellabili. Quindi non sapevo neanche bene come si utilizzassero, ma devo dire che è stato tutto molto intuitivo. E se trovate questi pastelli in giro per i negozi che avete voi nelle vostre città, lasciatelo scritto nei commenti così anche le altre persone li possono trovare. Se vi piace appunto questo tipo di video, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi a questo canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!